Benvenuti sul canale Stocastico, ciao a tutti. Siamo appena usciti dal cinema, abbiamo appena visto Ant-Man. È un bel film, mi sono divertito, sono contento di averlo visto. Era un film che all'inizio, quando uno dice cazzo esce un film di Ant-Man, tu rimani un po' così, anche perché io rimanevo così. Sì, rimane un po' così, perché insomma non è che sia un personaggio molto famoso, un personaggio che ha avuto molto spazio poi nel mondo Marvel e sembra avere poche possibilità, invece l'hanno sfruttato al meglio. C'è da dire che questo progetto è un progetto vecchissimo, nel senso che parte prima dell'esempio del franchise di Iron Man. No, non è vero. Sì, sì, primi anni del 2000, Edgar Wright, il regista della trilogia del Cornetto. Con tutti quelli che potevano fare, ha pensato, adesso facciamo Ant-Man. Sì, sì, lo voleva proprio fare, ha portato questo script alla Marvel, la Marvel gli ha detto, ok, mettiamolo subito in produzione, mille casini, cazzate, a un certo punto il progetto sembra sfumare, lui se ne va a 40 giorni dall'inizio delle riprese, si tengono dentro questo Peyton Reed, che tu dici... Andiamo? Ma perché lui voleva fare il film proprio tutto suo, aveva già messo le cose che gli piacciono a lui, ma la Marvel disse no, ma noi vogliamo una cosa più per famiglie, più divertimento ridarolo praticamente. Alla Guardia della Galassia. Diciamo che ci sono solo divergenze creative, poi nessuno lo sa, anzi sarebbe stato interessante vedere quest'opera di Wright. E purtroppo sarà uno di quei film realizzati che tutti sognano di vedere, ma invece... ti viene un po' il cazzo moscio, perché dici questo Peyton Reed ha fatto solo commedie sentimentali e minchia, ora caricano questo tipo qua a fare Ant-Man, e io ci credevo poco. Beh, però fece Yes Man, se non sbaglio. Sì, Yes Man mi è piaciuto, il film con Jim Carrey del 2007 forse. Carino. Era un film carino, anche a me è piaciuto, sì. Però di solito i film Marvel... Harry il maggiolino tutto matto. Sì, ma dico, il film Marvel, effetti speciali, gente che si picchia, manoni, insomma... E tutte queste cose qui, saprà gestirli, saprà fare un film convincente, e alla fine ha fatto un film convincente, insomma. Sì, è piaciuto, dai, è piaciuto anche a quello storno di bambini che c'erano alla prima. E devo dire la verità, il film si divideva in due parti. La prima parte era un pochino più moscia, perché era didattica, no? La seconda parte invece era rutilante, cioè è stata interessante da vedere, è stata gustosa dal punto di vista delle comiche, via, delle meccaniche comiche, e i personaggi secondari erano proprio azzeccati. Sì, anche secondo me, io lo dividerei in tre. Diciamo, la prima parte, quella dove vengono introdotti i personaggi, mi è piaciuta parecchio. Vediamo anche, come si chiama, il Hank Pym... interpretato da Michael Douglas. Ottimo, che all'inizio viene fatto ringiovanire grazie agli effetti speciali, vengono introdotti i personaggi, quella parte mi è piaciuta. Poi il film perde un pochino di ritmo nella seconda parte, dove insomma vengono approfondite le dinamiche, dove Scott Lang da ladro deve diventare supereroe. Poi la terza parte, dove si conclude tutto, invece è una bomba. Mi sono divertito, tante trovate visive. Questo film è un film che vive anche delle trovate visive. Sì. Ant-Man che diventa piccolo, si infila nei formicai, torna grande. Il trenino, il Thomas. Quello che abbiamo visto nel trailer, la lotta nella ferrovia percorsa dal trenino Thomas, molto divertente perché si vede la violenza del mondo microscopico. poi invece, cazzato. Cioè, attenti, non comprate il trenino Thomas ai vostri bimbi, è pericoloso. Sì, comunque come dicevi tu, belli anche i personaggi secondari, molto divertenti gli amici, la gang un po'... Penia, l'afroamericano, si chiama così mi sembra. Ah sì? Sì, divertentissimo. Comunque sì, lui è un ladruncolo, ha la sua banda di ladruncoli e sono molto divertenti, quindi le situazioni comiche sono molto azzeccate. Ma poi era bello comunque, sentivi i bambini che ridevano, sì, che partecipavano, e la cosa spaventosa è che i bambini dicevano quello che io pensavo e ridevano. Sì, ok. Sì. Tra l'altro pensavano quello che tu dicevi anche. Sì, non lo puoi sapere, ma secondo me è andata proprio così. Quindi insomma, un voto da 1 a 10? Io sarei anche per un 7 a questo punto. Ma anch'io, guarda, un 7 e mezzo. No, 7 e mezzo, perché mi sono divertito. Alla fine, come dicevo, peccato per la parte centrale che secondo me poteva avere un po' più ritmo. Però, insomma, devo dire una cosa, sono molto contento che abbiano messo un po' da parte il personaggio di Hank Pym, che nella sua controparte fumettistica ormai era veramente un personaggio...
corroso dai cambiamenti di costume, dalle vicissitudini sentimentali, dalle aberrazioni tecnologiche che aveva creato. Insomma, mettere questo Scott Lang, che aveva anch'esso una controparte fumettistica, se non sbaglio, era il secondo Ant-Man. È stata una bella idea, perché facendo così hanno rivalutato e dato un nuovo viso, un nuovo futuro a un personaggio che era ormai morto. Beh, no, alla fine dei fumetti comunque continua a vivere. Di una tristezza sconfinata. Più che altro, sì, io ricordo quando lessi tutto il ciclo dedicato al... appunto ad Ant-Man, a quel tempo era il Calabrone, che ad Hank Pym, comunque, quando perse un po' la testa, iniziò a menare la moglie, inimicarsi i Vendicatori, e fu una cosa veramente sconvolgente per me, bambino, perché ero con te, con me, lo stavi leggendo con me, sì. Ok, comunque, insomma, è un quel fumetto letto all'epoca di un buono, di un personaggio positivo che a un certo punto viene così sconvolto, viene così non stravolto, però viene fatta vivere un ciclo così pesante, così una situazione così travagliata, così, insomma, nell'ottica controversa del supereroe, quando addirittura i tuoi compagni Avenger, perché lui era un membro fondatore degli Avenger, quindi comunque nell'universo Marvel ha un'importanza colossale, no? Arrivano a volerti buttare fuori dagli Avenger perché hai picchiato tua moglie, ma sai che sei arrivato un po' alla fine del personaggio. È difficile farlo risalire. Sì, comunque alla fine cosa succede? Si può consigliare tranquillamente la visione del film e anche il recupero di quel ciclo di fumetti. Comunque ne vale la pena di leggere. Sì, assolutamente. Sì. È buono, tutto qui. Alla prossima e ciao! Ciao a tutti!